I massoni hanno veramente architettato la rivoluzione francese, l'unità d'Italia, la dissoluzione dell'impero ottomano e la rivoluzione russa. Intorno alla massoneria aleggia da sempre un'aura di mistero e di sospetto. La segretezza, i rituali stravaganti e occulti, il coinvolgimento in trame e complotti non hanno fatto che rafforzare questi pregiudizi. Eppure, fratelli massoni furono uomini come Winston Churchill e Walt Disney, Wolfgang Amadeus Mozart e Benjamin Franklin, Rudyard Kipling e Buffalo Bill Cody. Fondata a Londra nel 1717, la massoneria mostrò immediatamente la propria influenza pervasiva, tanto da diffondersi in tutto il mondo in solo due decenni. Così, se con George Washington divenne il credo della nuova nazione americana, contemporaneamente l'impero britannico era tenuto assieme da reti massoniche. Se con Napoleone divenne uno strumento dell'autoritarismo, con la Restaurazione si trasformò in una copertura per le cospirazioni rivoluzionarie del Risorgimento. Sia i mormoni che la mafia siciliana ne copiarono rituali e formule di affiliazione. L'influenza della massoneria è sempre stata temuta dalla Chiesa Cattolica, che ne scomunicò gli aderenti già nel 1738, mentre Hitler, Franco e Mussolini hanno sempre visto nelle logge uno strumento per la diffusione del pacifismo e del giudaismo internazionale. Una ricostruzione della storia di questa confraternita che continua ad affascinare e intrigare, oggi come alle sue origini.